Ore 15.37, siamo in partenza per San Francisco. In realtà siamo partiti da un chilometro e siamo già in coda. E quindi niente, abbiamo solo 610 km da fare, sperando che non siano tutti così in coda. Ci riaggiorniamo a metà strada. Ciao! Ore 17.40 sulla highway numero 5, direzione, dove andiamo? San Francisco. Mancano solo 432 chilometri, 432 chilometri verso il nulla, così, e va da sola la macchina, vedi, guarda il nulla, guarda il nulla. Adesso lo tiene. Vedi il nulla? Così. Non fa impressione. Senza neanche accelerare, va da sola. 75 miglia, eh. Dappertutto il nulla, mancano 330 chilometri. Cala alle ore 7.25 pm il tramonto sulla freeway, ci mancano 227 chilometri, qua è tutto come prima, paro paro, proprio cambiato niente, quindi noi prossimo... come 100 miglia fa, come 150 miglia fa, quindi noi proseguiamo per la nostra strada. Ciao! Ore 20.07, cioè lui sembra si vada per andare senza una meta, perché qua si vale, cioè è tutto uguale, tu un po' capì, hai tosse, vai, cazzo te ne frega, te guida, cazzo vai. Vittoria guida, va, guarda la strada. Welcome to San Francisco! Sono le 21.35 e siamo appena arrivati a San Francisco. Abbiamo appena pagato l'autostrada, ben 4 dollari per 613 km. E si va sui bridge adesso, che bello, cioè si va sui bridge. Si va sui bridge, basta. Ore 10.03, siamo giunti anche in camera a San Francisco. Ci hanno fatto entrare, grazie a Dio. Cioè non sei arrivati a San Francisco, cioè un po' caffè che roba. Adesso si esplora la situazione e poi vi aggiorniamo sulla parte. Tra l'altro accenderò il computer e vedo se c'è una wireless. Tra poco. Ok, gli aggiornamenti sono che fuori ci sono 17 gradi centigradi Celsius, quindi fa freddo. E inoltre non c'è la wireless, questa cosa mi fa molto arrabbiare perché ci dovrebbe essere ma non funziona per qualche strano motivo, così ha detto il portiere. Ma io la troverò e vi tengo aggiornati.